Carissimi concittadini, buonasera. A seguito delle dimissioni da me rassegnate in data 10 marzo come assessore al welfare del comune di Monte Sant'Angelo, mi ero ripromessa di condividere con voi le motivazioni che mi hanno portato al compimento di questo atto nel primo consiglio comunale utile. Primo consiglio comunale utile da quella data. C'è stato in streaming questo pomeriggio 2 aprile 2021 e considerati i tempi ristretti, riservati a ciascun, interlocutore, sono, riuscita a, commentare, ad esprimere le motivazioni in maniera sommaria. Volendo condividere con voi i motivi che mi hanno portata a questa decisione, ho deciso di procedere con questa registrazione, perché sento doveroso da parte mia rendervi partecipe di quella che è stata la mia decisione. Le dimissioni sono scaturite da una serie di eventi e di accadimenti, di cui quanto successo il 10 marzo è solo l'ultimo evento o accadimento di una lunga serie. Cos'è successo il 10 marzo? Il 10 marzo ho ricevuto da un nostro concittadino una telefonata con la quale mi chiedeva conferma della notizia apparsa su un giornale locale circa la possibilità di procedere con le domande relative alla consegna di buoni spesa Covid 2019. Questa domanda mi ha colta di sorpresa, tant'è che con questa persona ancora in linea ho voluto verificare la notizia in prima persona, notizia che comunque appariva su questo giornale locale. Con gran meraviglia posso dire che non ero stata informata e ancora incredula, nella più assoluta incredulità, ho cercato la stessa notizia sui canali ufficiali del comune di Monte Sant'Angelo, dove non era stata ancora pubblicata e dove è stata pubblicata un'ora dopo. Voglio fare una premessa. Dopo una mia lunga assenza fisica dalla casa comunale, avendo però continuato a lavorare da casa, assolvendo al massimo delle mie funzioni l'impegno che avevo preso. Dicevo, dopo questa mia lunga assenza fisica dalla casa comunale, assenza fisica determinata da un'amarezza, una grande amarezza, a sua volta scaturita da un altro episodio che si è verificato il 30 dicembre del 2020, quando in occasione dell'inaugurazione della Casa degli Abbracci voluta dal Centro Sociale San Michele Arcangelo in collaborazione con l'assessorato al welfare, chi ha deciso dell'inaugurazione non ha voluto la presenza del presidente del centro sociale e dei due membri del direttivo per un totale di tre persone, perché creavano assembramento. Essendo stati esclusi loro, non ho voluto esserci anch'io. Dove non ci sono loro, io non ci sono. E questo è il motivo per cui avete visto il sindaco da solo inaugurare la Casa degli Abbracci.
Forse il sindaco ha pur rilevato l'assenza dell'assessore del centro sociale, ma forse non si è posto nessun problema. Questa sensazione di vuoto che l'accaduto ha determinato in me mi ha allontanata dalla casa comunale per i primi 18 giorni, durante i quali non c'è stato nessun tentativo di contatto da parte del sindaco nei miei confronti per capire che cosa fosse successo. Dopo i 18 giorni, grazie all'intervento di un assessore e del capogruppo, ho incontrato il sindaco e ho chiesto in maniera esplicita al sindaco che fossero fatte in maniera formale le dovute scuse al presidente e ai membri del direttivo. Sindaco in quella circostanza mi ha riferito che le scuse erano state già fatte per interposta persona, cosa che comunque non ho condiviso, ma avendo fatto un passaggio con il presidente e i membri del direttivo, ho scoperto che questa cosa non è mai stata fatta. Quindi ai rappresentanti del centro San Michele Arcangelo, oltre ad essere stati esclusi, non sono mai arrivate neppure le scuse per quanto è stato fatto. Quindi, a seguito di questa mia lunga assenza fisica, il giorno 2 marzo mi arriva una telefonata da parte del responsabile del settore dei servizi sociali che mi chiede un appuntamento per parlare in previsione delle future domande per l'assegnazione di ulteriori buoni spesa Covid. Mi chiede un appuntamento per poter condividere, per poter appunto interloquire, per poter poi eventualmente procedere con una proposta di deliberazione di giunta e dare l'avvio alla presentazione delle domande. L'appuntamento è stato fissato di lì a 2 giorni, per motivi personali non mi sono potuta presentare, salvo 4 giorni dopo scopro che avevano deciso i criteri di assegnazione dei nuovi buoni spesa Covid-19, non so chi li abbia decisi, e che anche la giunta aveva deliberato in merito. La giunta aveva proposto e la giunta aveva deliberato. In tutto questo, alla sottoscritta, assessore ancora in carica, nemmeno un briciolo di comunicazione, o quantomeno una comunicazione di cortesia. Una comunicazione alla sottoscritta avrebbe evitato che io, ancora assessore in carica, apprendessi la notizia dal giornale se non fosse anche per una questione di responsabilità. Perché quando si ricoprono dei ruoli, ci sono sicuramente delle responsabilità che ne conseguono. Ci sono onori e oneri. Nella circostanza in cui ho appreso, quindi dal giornale locale, la notizia, ho rilevato anche che i manifesti pubblicitari non riportavano il nome dell'assessore Agnese Rinaldi. Ripeto, sottolineo, assessore ancora in carica al welfare. Il fatto però che questi manifesti non portassero il nome dell'assessore Agnese Rinaldi per me non costituiva una novità. Ed era un qualcosa che succedeva spesso. Tant'è vero che nel novembre 2020, in occasione dell'affissione dei manifesti relativi alla domanda del fitto casa, anche in quella circostanza ho rilevato
che non c'era il mio nome, come se io non esistessi, come se il comune di Monte Sant'Angelo non avesse in carica un assessore alle politiche sociali. Non costituiva nemmeno novità che le proposte di deliberazione di giunta, quando di competenza dell'assessorato a me assegnato, non riportassero il mio nome come proponente. Era sempre la giunta che proponeva il mio nome quando poi non facevano proporre a qualche altro assessore. Il fatto è che in 4 anni, fin dal momento in cui abbiamo iniziato il nostro mandato, sono stata ostacolata e, se vogliamo, anche emarginata. Io non dovevo avere alcuna visibilità e questo è sempre stato sotto gli occhi di tutti, o perlomeno sotto gli occhi delle persone più attenti. Il primo obietto di questa amministrazione, o comunque tra i primi obietti di questa amministrazione, c'era quello che io non dovevo apparire. Dovevano lasciarmi là, parcheggiata, salvo in capo a 4-5 anni, dimostrare al popolo che comunque mi aveva votato, dal quale ero stata ampiamente suffragata, che io non ero stata capace di fare alcunché. Per la serie, questa è lei, nonostante l'abbiate votata in tanti, non è stata capace di fare niente. Quindi questo, secondo me, secondo le mie sensazioni, era l'obiettivo che si voleva raggiungere. L'assessorato a me conferito è stato fin dall'inizio svuotato, a differenza di tutti gli altri assessorati. È stato privato di ogni suo effettivo contenuto, contenuto che ha trovato allocazione altrove. In tutti i modi si è cercato di ostacolare la mia attività, anche con atti gravissimi, quali la mancata consegna della posta protocollata, posta che era indirizzata direttamente a me, ma non mi è arrivata nemmeno la posta che a me sarebbe dovuta arrivare per competenza. Mancata consegna della posta protocollata equivale a dire omissione di atti d'ufficio. E nel novembre 2019 ho provveduto a segnalare questa cosa al segretario comunale. Ciò nonostante, tra i continui tentativi di boicottaggio e le tante difficoltà, se vogliamo a volte anche tra le tante lacrime versate, ho continuato in maniera indefessa a portare avanti il mio lavoro, sia in ambito comunale che in ambito territoriale, con dei risultati di notevole riguardo. Ho sempre lavorato e ho continuato a farlo anche dopo aver subito intimidazioni, a seguito delle quali è stato necessario che mi accompagnassero in pronto soccorso. Episodio di cui il sindaco era a conoscenza, ma dal quale sindaco non ho ricevuto nemmeno una telefonata. Ho sempre continuato a lavorare anche dopo aver subito minacce familiari e personali. Minacce però che non hanno fatto notizia e per le quali non ho ricevuto la solidarietà di nessuno, nemmeno dei miei colleghi di maggioranza. Ho sempre continuato a lavorare anche dopo essere stata invitata da 2 colleghi assessori e un componente della maggioranza, già nel lontano ottobre 2018, quindi ad un anno circa
dalle votazioni. Dicevo, già nell'ottobre 2018 sono stata invitata da due assessori, un componente della maggioranza, a rassegnare le dimissioni, dopo che il sindaco, in una sorta di processino, aveva affermato di non riuscire a parlare con me e che la sottoscritta gli faceva fare brutta figura con i dirigenti di altri enti. Ho sempre continuato a lavorare con lo stesso zelo, anche dopo che il sindaco mi ha sottolineato che non avevo competenze e che le istituzioni volevano interfacciarsi con altre istituzioni, lasciandomi intendere non di certo con me, e che il mio ruolo doveva essere quello di sentinella del territorio. Quando poi ricordo a tutti che per legge il ruolo di un assessore è quello di pianificare, programmare e controllare, ed è ben distante da quello di fare la sentinella del territorio. Ho sempre continuato a lavorare anche dopo il 26 agosto del 2020, giorno in cui il sindaco, seppur forse in un momento di ira, in una seduta di giunta di fronte ai colleghi assessori e alla segretaria comunale, mi ha urlato a gran voce di andar via e di lasciare il posto a chi aveva voglia di lavorare. Ho sempre continuato a lavorare anche quando avevo la consapevolezza che venivo sostituita dai colleghi in tutti quei momenti e in tutte quelle circostanze dove dovevo esserci io a presenziare. E anche dopo aver appreso di incontri avvenuti per discutere di argomenti relativi all'assessorato a me assegnato, di cui il sindaco non mi ha mai comunicato nulla, nemmeno ex post. Ho sempre continuato a lavorare anche quando le circostanze hanno richiesto che io intervenissi utilizzando la mia indennità di carica. Anche in quelle circostanze io non mi sono mai tirata indietro, ho continuato a lavorare. Ho continuato a lavorare anche quando si è trattato di farlo solo dietro le quinte e quando le attività svolte non hanno trovato alcun supporto, né tantomeno spazio nella comunicazione attraverso i canali istituzionali, o non hanno avuto il meritato risalto istituzionale. Anche in quelle circostanze io ho continuato a lavorare. Alla luce di quanto esposto, qualcuno si chiederà perché non sono andata via prima, considerata la loquacità inequivocabile dei comportamenti tenuti. Ebbene, perché nonostante tutto ho sempre creduto nel ruolo che ricoprivo e nell'incarico a me affidato e non mi rassegnavo al fatto che potesse essere un ruolo di semplice circostanza, utile solo per ottemperare alla legge 120 del 2011 che prevede l'istituzione, l'introduzione della quota rosa. A un certo punto però è fisiologico soffermarsi a pensare. E ho convenuto con me stessa che forse per colpire me si stava penalizzando un'intera comunità. Allora ho ritenuto doveroso dare un'altra occasione a questa meravigliosa città dei due siti UNESCO che tanto merita. Ho lasciato il posto ad una candidata sicuramente molto più in gamba di me, individuata poi nella persona della consigliera Libera Armillotta, che non riscontrerà di certo tutte le difficoltà a cui ho dovuto far fronte e non dovrà superare tutte le ostilità in cui mi sono imbattuta, perché è persona molto gradita a tutta la maggioranza.
A chi ha interpretato questo mio gesto come una sconfitta o come un atto di debolezza, posso garantire che di certo io non lo sto vivendo così, né come una sconfitta né come atto di debolezza. A chi invece mi ha riferito che se fossi stata un uomo, tutto ciò non sarebbe successo, dico che in questo caso il limite non è il mio. Avendo io rimesso la delega da assessore, state certi che non sono andata via. Resto in carica come consigliera comunale, che è una carica da cui nemmeno il sindaco potrà mai sollevarmi, perché sono stata scelta e votata da 722 concittadini elettori che continuerò a rappresentare al meglio, così come continuerò a rappresentare al meglio tutti i miei concittadini, con tutte le mie forze e con tutto il mio impegno. Un sentito grazie a tutti coloro che mi hanno in pubblico e in privato esternato la loro vicinanza e la loro solidarietà. Un augurio a tutti voi per una serena e Santa Pasqua.